questa ricerca finanziata dal Ministero della Salute è stata finalizzata all'utilizzo di detriti e nitrati quali additivi da immettere nei saloni. Perché è stata pensata? Primo punto, perché a livello tecnologico non si capisce esattamente qual è la dose ottimale da mettere nei nitriti e nitrati in funzione delle tecniche di produzione. Il secondo motivo è stato quello di individuare a livello proprio di sicurezza alimentare se è possibile eliminare completamente i nitriti e i nitrati dalla produzione di salumi, fino alla completa eliminazione. Perché questo? Perché si parla tanto del fatto che le carni rosse, e in particolare i prodotti a base di carne, possono fare male, e possono fare male per la presenza proprio di questi additivi. Gli obiettivi di questa ricerca sono fondamentalmente tre, e io le farò dire direttamente dalla nostra collaboratrice che è qui, Simona Pistolese, a chi passerei la parola. Io sono Simona Pistolese, sono la borsista che ha preso parte a questo progetto di ricerca. Innanzitutto volevo specificare qual è la funzione dei nitriti e nitrati all'interno dei prodotti a base di carne. Questi additivi hanno tre specifiche funzioni, ovvero mantenere l'odore caratteristico dei prodotti a base di carne, conferire il caratteristico colore rosso e contrastare la proliferazione di alcune specie batteriche patogene. Gli obiettivi della nostra ricerca sono stati quattro. Il primo è stato valutare i processi di ossidoriduzione che avvengono all'interno dei processi produttivi dei salumi tipici. Il secondo è stato quello di provare ad abbassare il contenuto di nitriti e nitrati all'interno dei prodotti a base di carne fino alla loro completa eliminazione e quindi valutare gli effetti di questo processo. Il terzo è stato quello di utilizzare delle colture starter, cioè dei batteri, in grado di acidificare precocemente la matrice e quindi inibire la proliferazione di specie batteriche patogene. Il quarto è stato quello di studiare delle popolazioni batteriche caratteristiche da utilizzare appunto nei processi produttivi di questi prodotti a base di carne tramite una specifica tecnica di PCR. Per concludere volevo soltanto accennare al fatto di avere un buon piatto davanti a noi, perché questo è anche uno dei figli ultimi. Noi abbiamo fatto in questa ricerca anche quello che vorrei chiamare test idonistico, che sono prove di degustazione. Questo viene fatto da 8 persone comuni, con chiaramente gusti diversi, selezionato all'interno dell'istituto e formati proprio. Il test idonistico è una specie di panel test, chiaramente non fatto da persone professionistiche, ma da gente normali, e viene fatto in postazioni separati, chiaramente dando il campione in completo anonimato, cioè quello che degusta non sa di che cosa si tratta e di cosa viene fatto. Così siamo andati a apprezzare quali sono le differenze che esistono nei salumi fatti con nitriti nitrati, senza nitriti nitrati, con estrarto e senza estrarto, a dose decrescenti fino alla completa eliminazione. Questa ricerca ci ha impegnato veramente abbastanza, direi, tanto, con dei momenti che sono stati veramente anche molto carini, non soltanto in laboratorio, ma direttamente in campo presso i produttori, che sono stati i veri protagonisti, poi oltretutto. La nostra speranza è che ci sia uno sviluppo veramente di questa tecnologia. Speriamo questo, e come fine ultimo di avere sempre la preservazione della qualità nutrizionale e quindi della sicurezza alimentare per il consumatore.